Ciao ragazzi, buonasera e ben ritrovati. Innanzitutto spero che l'impegno che ti avevo lasciato ieri sera per quest'oggi sia andato a buon fine, che tu abbia davvero potuto incontrare quel qualcuno, quel qualcosa con entusiasmo che ti muove verso, come Maria verso Elisabetta. E vorrei sapere da te com'è andato questo incontro. Se riesci, fammelo sapere in qualche modo, dai. Però vabbè, torniamo al tema di questa sera. Abbiamo ascoltato e conosciuto la testimonianza meravigliosa del giudice il beato Rosario Livatino. Ha semplicemente dato la sua vita per gli altri nel nome di Gesù Cristo. È ciò a cui tutti noi cristiani siamo chiamati, dare la vita per gli altri nel nome di Gesù. Nulla di più. Tutto qui. E i due impegni che vorrei lasciarti, il primo è molto semplice. Il giorno della ricorrenza del beato Rosario Livatino è il 29 ottobre ed è il giorno in cui Rosario ricevette la cresima, il sacramento della confermazione, così importante nella sua vita, nella vita di noi cristiani. Tu ricordi il giorno in cui hai ricevuto la cresima? Per Rosario era il 29 ottobre, per me il 23 aprile del 2011, da adulto. E per te? Prova a cercarlo, prova a chiederlo ai tuoi genitori, al tuo parroco, sicuramente lo saprà. E poi un impegno un po' più faticoso, ma che davvero rende bella la vita di noi cristiani, è la testimonianza. Il parlare agli altri di Gesù Cristo con la vita, come ha fatto Rosario. No, no, non ti sto chiedendo di morire per, di farti uccidere, ma semplicemente di parlare della tua vita di fede, di parlare di Gesù Cristo con le persone che ti stanno accanto. Questo è comunque mettere a rischio la vita. Sicuramente magari qualcuno ti prenderà per pazzo, qualcuno si allontanerà, ma è mettere a rischio la propria vita questo. Ciò a cui siamo chiamati da cristiani, ciò che ha fatto Rosario Livatino con la vita. Ecco, l'impegno è domani, ma in realtà è un impegno che si estende per tutta la vita, davvero. È parlare con le persone vicine di Gesù Cristo. Ecco, domani trova un amico, una persona con cui condividi qualche attività, con i tuoi genitori, con tuo fratello, e parla a lui, a lei, a loro della tua vita di fede e vedi cosa ne viene fuori. È un impegno che sì è per domani, ma che va avanti nella vita. La testimonianza continua nella vita ogni giorno. E io sono commosso di concludere questi quattro incontri, queste quattro serate con questo impegno che ti lascio e lascio anche a me, assieme a te, insieme a voi. Ogni giorno parlare di Gesù Cristo, della mia vita di fede con qualcuno. È mettere a rischio la propria vita, è fare come ha fatto Rosario Livatino. Sono profondamente grato ai frati di San Giovanni Rotondo che mi hanno dato questa possibilità e a Gesù Cristo perché mi ha fatto incontrare tutti voi. Buona serata, una santa notte e da sportivo e da cristiano non posso che augurarti un buon cammino e una buona strada. A presto!